Benedetto Vigna, perché l'Internet of Things, l'Internet delle cose, può essere fondamentale per aiutare la crescita in Italia? Ma Internet of Things offre una bella opportunità per il nostro paese, per due ragioni. Uno, per la creatività che gli italiani hanno e il Made in Italy attraverso i quali si esprime, e due, perché esistono già tante tecnologie in cui un'azienda con un buon contributo italiano, come la ST Microelectronics, può contribuire a creare la piattaforma per l'Internet of Things. Ecco, quali sono le applicazioni che lei racconterà durante Capri Between? Quali sono gli esempi che possono suggerirci che cosa si può fare? Abbiamo già contribuito come azienda a creare un Internet of Things essenzialmente basato sul cellulare. Abbiamo realizzato, produciamo, abbiamo creato posti di lavoro per quanto riguarda la produzione di sensori miniaturizzati che finiscono in tablet, in smartphone. La prossima generazione prevede che questi sensori finiscano in oggetti tipo le scarpe, tipo l'abbigliamento, tipo oggetti come le lampade, in cose, e secondo me l'Italia ha la grossa opportunità di fare delle cose belle, interessanti e apprezzate in varie parti del mondo. Bisogna solo accertarsi che l'Italia non perda questa sfida e che il Made in Italy non sia poi contaminato da oggetti elettronici, da sensori piccoli che non siano europei o meglio ancora italiani. Quindi il tema che tutte le persone diventano dei sensori sul territorio perché si portano dietro uno smartphone piuttosto che un tablet si espande anche ad altri oggetti che non siamo abituati a intendere come elettronici e aumenta la raccolta di dati. Esattamente, oggi abbiamo le persone che sono collegate in rete. Il nostro obiettivo è far sì che le cose siano collegate in rete in modo tale che l'ambiente diventi più intelligente e ci sia un po' l'ingresso verso quello che io definisco l'umanesimo della tecnologia. Cioè le cose interagiscono, parlano gli uomini non solo quando interrogate, ma sono loro che proattivamente parlano agli uomini e rendono il mondo esterno più semplice e più smart. Visto che siamo a Italy più smart, è un'ottima occasione. Quindi per concludere la sfida è doppia, da una parte bisogna diffondere questi strumenti dentro le cose, le scarpe come diceva lei, le giacche, dall'altra bisogna essere a monte in grado di elaborare le enormi quantità di dati che queste cominceranno a fornire e mettere nella rete. Esattamente, bisogna sfruttare le tecnologie che ci sono, al limite ottimizzarle e poi essere in grado di creare delle applicazioni collegando punti che apparentemente sono disgiunti, perché alla fine buona parte dell'innovazione dell'Internet of Things è basata sul collegamento di punti disgiunti e sfruttando, a mio avviso, quelle che è una delle caratteristiche principali degli italiani, che è la creatività. Cioè noi dobbiamo fare in modo che l'oggetto italiano abbia un qualcosa di elettronico che lo traghetti nell'era digitale nella quale ci troviamo già. Quindi questa è, secondo me, una grossa opportunità per tirare su il GDP dell'Italia. Pensi solo che l'iPhone 5 tira su il GDP degli Stati Uniti del 0,3%, 0,5%. Un po' di creatività gli italiani ce l'hanno, no? Certo, grazie. Prego.